volevo dire che quello che sento nella mia breve pratica rispetto alla UM che ho fatto fino adesso è che sento che è molto importante anche la respirazione. A volte ti porta anche questa meditazione a trovare un giusto dosaggio tra ispirazione, perché io mi sono accorta che quando gonfiavo troppo la pancia arrivavo fino alla lunga, poi però mi affaticavo. Ok, siamo sul tema della respirazione. Poi ti sintetizzo quando ritorna la linea. Anche queste sono cose che da bioenergetica sai benissimo. Andiamo a guardare gli aspetti somatici di questa meditazione. Una cosa, per esempio, che è comune a tutte le meditazioni è quella di creare una ispirazione che è più breve di una espirazione. In questo momento, quando riusciamo a ripetere una espirazione breve e una espirazione lunga. Sei tornata, Erika. Ok, stavo spiegando, cercando di risponderti per quello che ho capito, cioè la connessione fra respirazione e meditazione. E stavo spiegando uno degli aspetti. Ne rifaremo delle altre, dai Enrico. Questa cosa ci dice che dobbiamo risentirci. È comprensibile. Allora, stavo spiegando che una respirazione breve ed è una espirazione molto lunga ha degli effetti sul corpo. È una cosa che va a attivare il sistema parasimpatico, ovvero il sistema della rigenerazione, che va ad attivare a livello anche neurologico, poi sicuramente tu ci saprai dire di più, le onde delta, cioè quelle del riposo, o se, per chi riesce ad entrare nella fase più trance della UM, le onde alfa, che sono degli stati mentali di assoluta rilassatezza. Le onde alfa sono quelle, per esempio, che uno ha appena sveglio o poco prima di addormentarsi. E sono dei momenti molto propizi. Per esempio, un bambino si ritrova sempre, quasi sempre, nelle zone delle onde alfa. Per quello sbatte, non capisce, si dimentica le cose. Più o meno quando siamo appena svegli la mattina. Però è il momento in cui, paradossalmente, i controlli dell'io sono più deboli e si può imparare, la parola non è bella, ma rende l'idea, riprogrammare tutto un insieme di cose. Per esempio, le tensioni all'interno del corpo. Quando riusciamo a fare un'ispirazione, e un'ispirazione molto lunga in un determinato pattern, in un determinato sistema neuromuscolare, stiamo dicendo al corpo: ok, questo è lo zero, da qui si può ripartire, questo è il motore spento e così dovrebbe stare. E stiamo rieducando tantissime cose, fra cui il sistema neuromuscolare. Quindi ha anche un discorso che ha a che fare, per esempio, con le infiammazioni, per esempio con l'irritazione del nervo vago, perché è un suono che è proprio insito nella natura, neanche umana, nella natura di qualsiasi mammifero che riesca a emettere delle vocali. Qualsiasi animale che si fa male comincerà a emettere questi suoni che hanno un effetto appunto sull'antinfiammatorio, un effetto di riduzione del dolore. Vanno a stimolare, non voglio entrare in tutto l'insieme di processi ormonali che vanno a calmare la percezione del dolore e delle infiammazioni. E le vibrazioni che vengono fatte attorno al nervo vago vanno ad abbassare appunto quelle informazioni che il nervo vago porta al corpo, che dice al sistema nervoso centrale: se è infiammato, siamo nei guai.
spero di non essere entrato troppo nei dettagli e nei tecnicismi. Sì, assolutamente. Come dicevi tu, produce un rilassamento, no? Tu sei andato proprio nello specifico. Quello che in realtà io volevo anche sottolineare, poi ci sono persone, particolari strutture caratteriali, in realtà il cui bisogno è imparare, cioè ispirare, no? Cioè prendere più aria più che portarla fuori. Assolutamente. E forse in queste situazioni mi viene da dire queste vibrazioni interne che si producono durante di ispirare, di prendere, di andare a prendere, no? E mi chiedo per queste persone la meditazione Aum, dove tu dicevi si dà più spazio alla fase espiratoria, quindi ci sono persone che invece hanno più bisogno di espirare perché è stata bloccata questa la capacità espressiva. Mi chiedo il beneficio per le persone che invece hanno più bisogno di ispirare è gli arriva un beneficio più per via indiretta, cioè tramite le vibrazioni che vengono adotte durante la fase espiratoria, che produce un rilassamento e comunque un'apertura. Sì, cosa succede? Dovendo mantenere il ritmo di un quarto di ispirazione e tre quarti di espirazione, chi ha la tendenza alla... Faccia il silenzio. Sì, esatto, in quel momento nel momento del silenzio corrisponde al momento dell'ispirazione. Chi ha la tendenza a respirare sulla parte più piccola dei polmoni, si trova costretto a causa dei tre tempi di espirazione a fare una respirazione molto più forte di quella che farebbe normalmente. Quello che gli verrebbe naturalmente sarebbe ma non lo può fare perché i tre tempi sono comunque lunghi. Quindi costringeranno un tempo di espirazione, se tiene il tempo, costringeranno un tempo di ispirazione abbastanza lungo da permettergli di arrivare alla fine di questo lunghissimo aum. L'idea di arrivare corto corto col fiato al gli darà così tanto sui nervi che sarà costretto col tempo a ispirare di più. Semplicemente per arrivare arrivare alla fine della che se quel tipo di respirazione è anche la respirazione più mentale, anche la respirazione più verso l'alto. La parte più bella della per persone che sono centrate più su che giù è la Quindi quello che una persona che ha una respirazione, siamo molto tecnici adesso, quello che una persona va a cercare, che respira così, è la fuga su. E il discorso di andare attraverso tutto il viaggio nel corpo, centrandosi addirittura nel bacino e cominciando dal bacino, che è una cosa che chi normalmente sta centrato giù non vuole sentire. Anche perché per dire là, cioè, la vocalizzazione nella pancia, questo porta a portare l'attenzione in quella zona là che piano piano si rilassa, no? E quindi prima entri in contatto e più entri in contatto più si rilassa, più aumenta la capacità di sentire il respiro in quella zona del corpo, no? È tutto qualcosa di collegato. Se vuoi entrare un po' dentro, però magari brevemente perché a questo discorso della A, la A rappresenta nella simbologia indù Brahman, cioè l'inizio, il parto. La A, il suono primordiale, sarebbe l'equivalente del Big Bang nella cosmologia indù. E
la nascita della natura e della naturalezza, è quello che noi, mi ci metto in mezzo, in bioenergetica, core energetica, qualsiasi, chiamiamo radicamento. È il suono che va a risuonare in quello che poi si chiama chakra della radice, non a caso, nello yoga. Chakra della radice che in questa meditazione teniamo chiuso con un tallone, col tallone sinistro normalmente per motivi energetici, va a raccogliere quell'energia che stiamo mandando prima attraverso il respiro e poi attraverso il suono. L'idea è quella di creare, ti do l'immagine di un fungo atomico che da lì esploda verso la direzione che vogliamo andare senza perdersi in quella dissociazione schizoide, se posso usare questa parola, ma sentendo tutti i processi energetici che caricano super il corpo. Ma io vorrei finire con una sola domanda, perché sì. Sempre che ci siamo...